Cosa mangio in un giorno? Nel video di oggi vi mostriamo cosa mangiamo noi in un giorno qualsiasi della settimana. Dalla colazione alla cena vi portiamo con noi in una giornata tipica di Enei. I nostri pasti sono semplici ed economici, quindi alla portata di tutti. Allora buona visione! Aspetta! Iscriviti prima al nostro canale. Fatto? Ok, possiamo cominciare. La prima cosa che facciamo appena svegli, circa mezz'ora prima di fare colazione, e bere una tazza di acqua calda per aiutare la regolarità intestinale. È giunto il momento di fare colazione e noi abbiamo deciso di gustarci delle omelette. Sono semplicissime, con due ingredienti e farcite con della marmellata. Ora vi faccio vedere come le preparate. Per preparare le omelette ho utilizzato due uova intere, un pizzico di sale e le ho sbattute con la forchetta in un piatto. Con queste dosi ho ottenuto due omelette, quindi perfette per noi visto che siamo in due. Poi ho spennellato una padella con un velo d'olio e ho versato metà del composto nella padella ben calda. L'ho cotta per pochi secondi da entrambi i lati. L'ho appoggiata su un piatto una volta pronta. E poi ho preparato anche la seconda, nello stesso modo. Queste omelette sono sottilissime, infatti assomigliano molto a delle crespelle, ma non c'è alcun tipo di farina, quindi sono perfette da farcire con qualsiasi cosa, dolce o salata. Io le ho farcite con della marmellata di albicocche, ma per una versione salata si potrebbero anche farcire con della maionese, insalata e dei semi. Qui ho utilizzato delle mandorle a lamelle. Poi ho preparato del caffè di cicoria con circa 500 ml di acqua e un cucchiaino di caffè di cicoria. Se non avete mai provato il caffè di cicoria, ve lo consiglio. Ha un leggero retrogusto di liquirizia, ma potete anche addolcirlo con poco miele. Anche se io lo preferisco così, senza nessun dolcificante. Ecco pronta la nostra colazione. Come avete visto, è molto semplice e si prepara in poco tempo. Le omelette potete anche prepararle la sera prima, se non avete tempo al mattino. È arrivata l'ora di fare pranzo e noi abbiamo deciso di gustarci un piatto di spaghetti di riso con ortaggi. Per questo piatto ci siamo ispirati al nostro libro buono di stagione, alla ricetta Noodles con ortaggi. La potete trovare a pagina 86 se avete il nostro libro. Ora vi faccio vedere come si preparano. Per prima cosa ho sciacquato e pulito due cipollotti. Potete anche utilizzare mezza cipolla. Li ho tagliati finemente e li ho messi in una padella. Poi ho fatto la stessa cosa con due carote che ho grattugiato sui fori più larghi della grattugia. Potete anche utilizzare del sedano se volete. Ho aggiunto anche le carote insieme ai cipollotti e le ho fatte cuocere per qualche minuto, aggiungendo mezzo bicchiere d'acqua e un filo d'olio. Poi ho tagliato finemente la metà di una verza dopo aver rimosso le foglie esterne e il cuore. L'ho fatta cuocere insieme alle altre verdure per circa 15 minuti. Ho aggiunto ancora dell'acqua e del sale. Separatamente ho riempito una casseruola con acqua e l'ho fatta scaldare. Quando ha raggiunto il bollore ho fatto cuocere 150 g di spaghetti di riso per circa 6 minuti. Una volta pronti li ho scolati bene e infine ho impiattato. Queste dosi sono per un pranzo abbondante e sempre per due persone, ma potete tranquillamente raddoppiare le dosi. Gli spaghetti di riso potete trovarli nei supermercati oppure potete anche utilizzare gli spaghetti di soia. E ovviamente si possono anche cambiare le verdure in base ai vostri gusti.
Questo piatto è un'idea abbastanza veloce e si può anche preparare il giorno prima, basterà semplicemente scaldarlo per pochi minuti. Per completare il piatto, io ho decorato con dei semi di sesamo e un filo d'olio. Ed ecco pronto anche il nostro pranzo. Non sempre facciamo merenda, ma quando abbiamo un po' di fame al pomeriggio ci prepariamo o dello yogurt di soia con qualche frutto oppure sgranocchiamo semplicemente un po' di frutta secca. Oggi abbiamo deciso di fare merenda così, quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo preparato. Per merenda ho semplicemente tagliato una mela a metà. Io ho scelto una mela, ma va benissimo anche un altro tipo di frutto come il kiwi o la pera. Ho rimosso il torsolo e poi l'ho tagliata ancora a pezzetti piccoli. Poi in due ciotoline ho aggiunto dello yogurt di soia, circa 3 cucchiai per ogni ciotolina. Ho aggiunto anche i pezzetti di mela, delle mandorle alla melle e una spolverata leggera di cacao. Ecco pronta la nostra merenda velocissima. Questa è solo un'idea, ma sul nostro sito potete trovarne altre, come per esempio il budino di semi di chia al cacao, oppure idee per merende salate, se preferite il salato. Quando facciamo merenda, solitamente ce la gustiamo davanti al computer, mentre lavoriamo a nuovi video e altri progetti. Nel pomeriggio tardi, invece, verso le 17:30 circa, prima di fare cena e se abbiamo tempo, ci piace uscire per una passeggiata o per una corsetta al parco. Siamo arrivati anche all'ora di cena, l'ultimo pasto della nostra giornata. Solitamente noi ceniamo abbastanza presto e preferiamo scegliere alimenti semplici. In questo caso abbiamo scelto della carne, delle uova e degli ortaggi. Ovviamente voi potete variare in base ai vostri gusti. Noi vi proponiamo il nostro pasto. Andiamo a vedere quindi come l'abbiamo preparato. Per prima cosa ho sciacquato un finocchio grande e anche dei broccoli, circa 300 grammi. Ho pulito il finocchio e l'ho tagliato a fettine. Poi ho tagliato anche i broccoli in cimette più piccole. Li ho distribuiti su una teglia ricoperta con carta da forno. E li ho conditi con dell'olio vegetale, del sale e una spolverata di origano. Dopodiché li ho cotti nel forno preriscaldato a 190 gradi per circa 30 minuti. Nel frattempo ho preparato 4 fettine sottili di tacchino, le ho messe in una ciotola e le ho condite con dell'olio, del succo di limone, del sale e dell'origano. Dopodiché le ho cotte in padella. Nel frattempo ho fatto bollire anche 2 uova per circa 7 minuti dal bollore. Infine, una volta pronti gli ortaggi, ho impiattato il tutto, il tacchino, i finocchi e i broccoli e le uova cotte dopo averle fatte intiepidire. Ecco pronta anche la nostra cena completa e super nutriente. Ovviamente vi ricordo che voi potete scegliere gli alimenti che preferite, questo è soltanto il nostro esempio.
i nostri pasti possano esservi d'aiuto nel darvi degli spunti in più per le vostre giornate. Se invece avete bisogno di un vero e proprio menu settimanale più lista della spesa, vi lascio il link qui sotto in descrizione dove potete scaricarlo gratuitamente. Come sempre, se questo video vi è piaciuto e volete vederne altri simili, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche in modo da non perdervi i prossimi video. Per vedere altri video su cosa mangiamo in un giorno e su pasti facili, veloci ed economici potete cliccare qui. Per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.